Eccoci di nuovo qua, amici. Allora, oggi vi porto una nuova custodia per il Z Fold 3. Come tutti sapete ormai esiste questa custodia qua, che è quella originale Samsung, dove possiamo alloggiare la nostra S Pen per il nostro Fold, ma ad oggi esistono anche custodie terze parti e io, dopo la sigla, vi voglio far vedere questa custodia qua. Peculiarità della custodia. Abbiamo innanzitutto la custodia che è divisa in due parti e quindi abbiamo, a differenza di questa Samsung originale appunto che è tutto un corpo, abbiamo la parte superiore che va davanti allo schermo esterno, che a me, sono sincero, non piace tantissimo perché c'è questo scalino enorme, secondo me enorme, veramente enorme. Infatti io di solito questa parte qui non la uso, sono qui per dirvelo perché è giusto che sappiate che in confezione trovate anche questa parte qui. E poi troviamo la parte invece posteriore che, diciamolo, non è proprio bellissima. Quella Samsung è nettamente, nettamente superiore, come potete vedere. Però ha due particolarità che questa Samsung non ha, ossia, andiamo subito al nocciolo della questione. Innanzitutto ha per mettere la S Pen qua dietro e questo fa sì che quando usiamo il nostro smartphone non abbiamo la grandezza per larghezza di questa custodia, che come capite bene per usarla è un po' più difficoltosa quando usate lo smartphone ad una mano. Invece questa avrete solo un piccolo promontorio qua dietro, ma nulla, nulla di che. Quindi direi che da questo punto di vista è tanta roba per far sì di usarla con una mano. Allo stesso tempo, quando vi serve, potete estrarre la S Pen e ce l'avete sempre qui a portata di mano. È vero che se vi cade è un po' meno protetta, io ho provato a metterlo anche con questo qua, perché potete anche mettere la protezione sua, quella diciamo originale, però è un po' più complicato, c'è da fare un po' più di pressione, alla fine diciamo volendo si può fare, però vedete è anche un po' più grande, esce un po' fuori, è un po' più complicato. Naturalmente dopo toglierla è più facile, ma non so, io lo preferisco senza. Poi queste sono scelte, sono punti di vista e sono scelte personali. Comunque ora ritogliamo il tutto. E un'altra particolarità è che oltre ad avere la S Pen dietro, quindi ci va a fare una funzione diversa rispetto alla custodia originale, perché ce l'abbiamo dietro, non ingombra qui di lato, abbiamo, come avete visto, penso, questo cavallettino che ha la funzione appunto di stand. Lo possiamo mettere tranquillamente come stand. Vedete che per vedere dei video o fare delle call sicuramente è tanta tanta roba. Ora io apro lo smartphone, ve lo metto qua e vedete bene che potete lavorarci molto molto bene. Ve lo faccio vedere, vedete? È comunque tanta roba. Adesso vi metto, non so, un video, oppure vado su Sky, faccio un esempio, metto il primo video che mi capita e come vedete la visione è ottimale in questa maniera. Quindi con un semplice stratagemma, quindi mettere all'interno questo cavalletto, molto tra l'altro easy, cioè quindi non è che dà questi grossi problemi di ingombro, abbiamo una doppia funzionalità. Abbiamo sia lo stand che l'alloggio per la nostra S Pen.
con questa custodia facciamo tutte e due le funzioni. Come detto, per completare abbiamo questa qua, quest'altro pezzo della custodia che offre una maggiore protezione anche allo schermo esterno. Io non ce la metto per scelta, però sappiate che potete fare tranquillamente così e avrete tutto il telefono riparato dagli urti. Per me, ripeto, la parte superiore personalmente è troppo ingombrante, infatti io la vado a togliere perché a me non piace, però come detto sono gusti. Io lascio quella sotto perché mi consente sia di avere lo stand che di avere l'S Pen. Questa custodia la consiglio molto a chi comunque con questo Z Fold 3 usa appunto la S Pen. Secondo me è un buonissimo compromesso e offre anche una funzionalità in più rispetto a quella originale e costa anche 3 se non 4 volte meno di quella originale, quindi direi di pensarci molto bene. La pelle dietro non è male per niente, non mi piacciono tantissimo queste finiture cucite a mano, però questi sono punti di vista. Vi lascio comunque il link qua sotto in descrizione per acquistarla e fatemi sapere voi se l'acquistate o meno e fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questa custodia. Io ragazzi vi saluto, spero che il video come al solito vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel mi piace che come al solito fa crescere la nostra community. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e switchate la campanellina per avere tutti i prossimi aggiornamenti su tutti i prossimi video che usciranno. Seguitemi su tutti i social, Instagram su tutti che è il social dove vi spoilerò tutti i giorni le news sulla fotografia e sulla tecnologia. Io ragazzi vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!